Ci sono molte maniere. Francesca Toto, potreste portare questa sorta di spettacolo teatrale, questa narrazione di poesia all'interno degli istituti scolastici? Sì, certamente, ci farebbe molto piacere, anche perché abbiamo bisogno di persone che si appassionino alla cultura antimafia veramente. C'è moltissimo da fare, moltissimo da raccontare ai giovani. Ci sono tante storie che purtroppo non sono conosciute, come quella dei coniugi Agostino, come quella del piccolo Claudio Domino. Ce ne sono tantissime. Storie di cui ha parlato che in un certo qual modo hanno anche investito il nostro territorio. Sì, senz'altro. Il nostro territorio, ad esempio, ha visto la vendetta della criminalità organizzata sui due assassini di Valentina Terracciano, una bambina di soli 2 anni. Ma un uomo dà voce al disgusto viscerale di San... Laila Ronica, come si è sentita a recitare queste poesie che narravano le vittime della mafia? È chiaro che leggere queste testimonianze, queste poesie che descrivono atti veramente sanguinosi e comunque terrificanti non è molto semplice. Io trovo invece che sia stata un'ottima iniziativa quella di Francesca Toto di unificare in questa giornata per la ricorrenza e quindi la memoria delle vittime indirette della mafia anche con la giornata della poesia, perché finché si parla di loro, finché si cerca di insegnare ai giovani quello che loro sono state, che cosa hanno rappresentato, abbiamo sicuramente delle speranze che le cose possano sicuramente migliorare.